Intanto per la chiusura dei mercati europei siamo in compagnia di Andrea De Gaetano, analista indipendente. Buon pomeriggio Andrea, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Intanto parto con i mercati europei, volevo capire come interpreti questo ottimismo, questo venerdì 21 maggio, a che cosa è dovuto e soprattutto facciamo il coming up di settimana prossima, che cosa ti attendi settimana prossima? Nuovi rialzi, nuovi massimi storici o piuttosto sorprese come per esempio correzioni? Allora, quello che ho fatto, preferisco sempre parlare di quello che ho fatto. Allora, ho chiuso delle putte negli scorsi giorni, quando ho visto che sostanzialmente un po' tutte le banche centrali, prima l'America, ma negli scorsi giorni a più riprese anche l'Europa, quindi ha parlato Lagarde diverse volte, ha parlato de Guindos, che è il vicepresidente della BCE, ha parlato Lane, che è l'economista della BCE. Sostanzialmente tutti, prima in America e poi nel vecchio continente, hanno parlato comunque dicendo che è presto per ridurre gli stimoli, e questo l'hanno detto sostanzialmente in maniera corale tutti. Secondo me questa è stata la cosa che ha fatto che ha fatto meglio ai mercati, e abbiamo visto sostanzialmente dei dati veramente molto molto positivi sotto alcuni profili. Cioè, abbiamo visto tutti i PMI dei servizi e i PMI compositi anche negli Stati Uniti, che sono a dei livelli in alcuni casi mai visti, un'accelerazione degli ordini negli Stati Uniti senza precedenti. Vediamo dei dati molto molto positivi anche qui per quanto riguarda sia i PMI della produzione sia l'attività terziaria, quindi tutto, diciamo, ci sono dei fortissimi segnali dal punto di vista della ripresa della domanda, con le persone che riprendono pian piano a uscire, per fortuna. E quindi questo sta, secondo me, creando delle premesse positive per un miglioramento economico. Come abbiamo detto molte volte, i mercati si erano già portati avanti, si sono portati già avanti. L'altra cosa che secondo me, e quindi sono già cari, sono già saliti molto di prezzo. L'altra cosa, quindi secondo me positiva, è stato questa leggera calo dei rendimenti sui bond, nel senso che nelle scorse sedute, con dei dati straordinari dell'inflazione americana, comunque una serie di dati inflattivi, i bond avevano toccato dei massimi di rendimento, e di fatto da quei massimi sono scesi nelle ultime sedute. Quindi abbiamo visto il decennale italiano, che più o meno dall'1,12, 1,14 di rendimento di poche ore fa è tornato all'1,03-1,04. Il decennale americano, che anche dopo i dati straordinari sull'inflazione al 4,2%, quindi qualcosa di straordinario, di fatto è ancora 1,63% di rendimento, quindi comunque livelli inferiori a quelli che abbiamo visto nelle scorse settimane. E secondo me questo insieme di cose, quindi utili aziendali che sono usciti per la parte americana molto molto superiori alle attese, e di solito escono sempre sopra le attese, ma quest'anno in maniera clamorosa, più le banche centrali che hanno cercato di calmierare le paure di inflazione, più i rendimenti dei bond che sono scesi un pochino. Questo secondo me ha dato questa fiammata di positività, che secondo me potrebbe anche durare, trascinarsi anche a settimana prossima, e diciamo che secondo me l'evento più importante è quello concentrato tra il 10 e il 16 di giugno, dove ci saranno di nuovo la BCE e la Fed che parlano, e quindi potrebbe essere che questo primo storno, tentativo di storno che c'è stato, venga rimandato di qualche giorno. Ecco, nello stesso tempo dico che dopo aver chiuso delle putte sto riguardando quando ricomprarle, nel senso che secondo me, appunto, adesso vediamo una volatilità che comunque è risalita, siamo intorno a 20 sia sul VIX sia sulla volatilità dell'Eurostock, e quindi è comunque un livello che inizia a essere un livello di attenzione, cioè l'area 20, un po' lo spartiacque tra mercati tranquilli e mercati che invece hanno voglia di muoversi di più. Si arriva con i mercati carichi, che hanno già scontato molto durante tutti questi mesi, sostanzialmente da ottobre, novembre scorso fino a oggi, e in più si inizia a entrare in una stagionalità un po' delicata per quello che riguarda la statistica dei mercati. Cioè tra maggio e settembre, ottobre, di solito i mercati tendono ad andare meno bene che nel resto dell'anno. Per cui tutto questo mi fa Sì. essere, nonostante appunto abbia delle posizioni a rialzo su singoli titoli, però secondo me ha senso comunque guardare delle protezioni sugli indici, perché
per andare a coprire, appunto, a proteggersi da esplosioni di volatilità come quelle che ci sono state nelle scorse settimane, negli scorsi giorni. Ecco, quindi settimana prossima non bisogna aspettarci dei cali piuttosto significativi, è quello che ci stai dicendo? Ma allora, nel brevissimo non mi aspetterei dei grossi cali, se devo dire la verità, nei prossimissimi giorni, però, ecco, però la cautela, cioè nel senso, però di fatto sto continuando a guardare le put, nel senso che dopo averle chiuse negli ultimi giorni, tra l'altro oggi c'è anche risposta premi, che è molto importante, quella del terzo venerdì del mese, quindi è una risposta premi importante, quindi bisognerà secondo me a vedere lunedì, al netto della risposta premi, che intenzione avrà il mercato. I livelli tecnici sono tutti i livelli, questi dove ci troviamo, di resistenza sia sull'Eurostoxx, e per dire in questo momento sullo Stoxx 50 siamo a 4025 di indice. Io avrei un livello ideale dove mi piacerebbe ritentare delle nuove operazioni di copertura tra in area 4050-4070, dovesse farlo settimana prossima. Però ecco, c'è anche da dire che questi livelli dove siamo adesso, cioè 4025-4026, sono i vecchi massimi delle scorse settimane, quindi il 7 maggio più o meno eravamo su questi livelli, il 17 maggio eravamo su questi livelli, e ancora prima, il 20 di aprile, eravamo in area, aveva toccato il mercato area 4030-4035 di stock, quindi secondo me, ecco, quest'area qui è comunque una resistenza tecnica che va seguita. Secondo me, ecco, visto che c'è questa chiusura forte, potrebbe essere che magari per qualche giorno di settimana prossima si trascini, però l'ottica secondo me da qui in avanti è quella, in realtà, se si hanno delle posizioni, di andarle a proteggere, perché nonostante appunto il mercato possa magari fare ancora qualcosina, credo che l'upside sia tutto sommato limitato rispetto al potenziale downside che c'è. E tra l'altro, una cosa che ho notato, stavo leggendo proprio oggi, c'è stata la European Stability Review, Financial Stability Review, in cui la stessa banca centrale, tante volte le banche centrali giustamente avvisano prima dei rischi, dicono che effettivamente c'è questa turbolenza che è avvenuta sui bond, che ha lasciato sostanzialmente indifferenti i mercati azionari, quindi in realtà è una cosa che si è autoalimentata da un lato. E dall'altro lato che c'è questa esuberanza, soprattutto nella parte europea, nel senso in America i dati, diciamo, anche a livello di PIL, a livello di occupazione, sono molto migliori che qui in Europa, e la BCE appunto informa di questo scollamento che c'è tra un'euforia sui mercati finanziari con delle proiezioni di PIL e di andamento economico non così ottimiste. Quindi, anche se ovviamente con la ripresa con le persone che riprendono a uscire, con probabilmente una fine o un miglioramento di questa pandemia, tutto dovrebbe andare meglio, però nello stesso tempo ci sono i mercati che sono su massimi storici, cioè comunque non su massimi storici in Europa, comunque su livelli massimi, con in realtà ancora mille incertezze, e soprattutto se si vedono questi rendimenti dei bond che salgono, si inizia a parlare in realtà più a livello di operatori di mercato che non di banche centrali. Comunque c'è il timore che effettivamente con l'economia che riprende, poi prima o poi si inizia a parlare del cosiddetto tapering, quindi di riduzione dei piani di acquisto. E proprio perché c'è questa paura, secondo me i membri delle varie banche centrali hanno cercato di allontanare la paura, perché hanno detto comunque, hanno fatto capire che ci manca solo un ribasso di borsa, una turbolenza dei mercati finanziari che poi andrebbe di fatto a colpire un'economia che sta riprendendo, ma che è reduce da una pandemia. Quindi, Sì, poi però bisogna dire che ci siamo un po' abituati alla discrepanza tra la performance dell'economia reale e quella dei mercati ormai da un bel po' di tempo. Poi per quanto riguarda gli Stati Uniti, proprio nel pieno della pandemia, il tech ha raggiunto dei risultati che erano quasi impensabili, intendo dire i livelli. Quindi onestamente non ci sorprende in alcun modo che i mercati finanziari performano bene, ma l'economia reale è ancora in recupero e bisogna migliorare anche di tanto. Intanto volevo chiederti un parere sulle criptovalute. Anche oggi stiamo notando proprio in questi ultimi istanti un calo non troppo significativo, piuttosto moderato sul Bitcoin e l'Ether. Il Bitcoin cede 6,5% e l'Ether cede 8,5%. Invece qua che cosa segue? Piuttosto una correzione a tuo avviso o altrimenti un nuovo rimbalzo?
Ma allora, qui c'è stata tutta l'area sui 50.000, 60.000 addirittura di Bitcoin, che è stato sostanzialmente un fortissimo livello, diciamo, sia come area psicologica dei 50.000, sia come diciamo, il mercato ha stazionato lì per settimane, e dopodiché, quando c'è stata una rottura, direi sotto i 46.000 di Bitcoin, il mercato sostanzialmente ha accelerato verso il basso, in coincidenza comunque con una serie di notizie poco favorevoli alle cripto, quindi vedasi appunto la banca centrale cinese, comunque altre istituzioni finanziarie che hanno cercato di un po' di scoraggiare questa speculazione che c'è sulle cripto, dicendo appunto che appunto sono pericolose, che quindi c'è addirittura, se non sbaglio, proprio Christine Lagarde, comunque qualcuno della BCE ha detto bisogna essere pronti a perdere tutto se si investe su questi strumenti, per cui siccome è un po' il vento contrario da parte delle BCE, siccome è un po' delle banche centrali, è un po' scoraggiato la voglia di speculazione. Poi dall'altra parte c'è da dire che anche sui lavori, dopo queste prese di profitto, siccome è fisiologica, dopo dei rally così forti, in realtà anche dopo queste prese di profitto siamo ben superiori come livelli rispetto a quelli che rispetto a già alla fine dell'anno scorso. Quindi in realtà è un mercato molto, molto speculativo, molto, che si muove molto, e quindi è normale vedere delle volatilità di questo tipo su strumenti che di fatto da anni ormai stanno dimostrando di essere in un trend di fatto crescente, perché sono sempre cresciute negli ultimi anni, e nello stesso tempo dopo queste crescite diventano un pochino più volatili. Ma allora, a livello di segnale di medio periodo non è bellissimo questo che ha fatto il Bitcoin, quindi questa rottura sotto i 46.000 secondo me dovrebbe durare un po', e secondo me, ecco, diciamo che vedendo sempre qui a livello, per quanto valga l'analisi tecnica, con dei movimenti così, così forti, secondo me potrebbe aver senso andare a vedere o un accumulo in area 28-30.000, dove di fatto si è provato a avvicinare con questo ribasso, e vedere se tiene quel livello lì per andare eventualmente a pensare a degli acquisti, o se addirittura potrebbe scendere ancora. Io penso che francamente, ecco, per ora si tratti di una correzione come ne ha fatte molte, e all'interno di un trend comunque abbastanza, cioè anzi molto, molto forte in salita. Quindi per ora questa qui è una visaglia di una correzione che secondo me non dovrebbe interrompersi subito, però nello stesso tempo appunto qui i valori, cioè parlare di 10.000 punti qui tra 38 e 28 è un'enormità, però abbiamo visto che lo possono fare anche in poche ore, quindi ovviamente più è volatile lo strumento, è meglio magari fare quantità più piccole e mettersi su livelli più importanti, più estremi, proprio per ridurre i rischi. Invece, brevissimo aggiornamento per i nostri telespettatori, tra l'altro questo ultimissimo calo del Bitcoin di queste ultime 2 ore, insomma un'ora e mezza, è perché comunque la Cina ha ribadito un avvertimento che intende reprimere il mining di criptovalute come parte di uno sforzo per controllare, i rischi finanziari. Quindi questo è uno schiaffo ulteriore da parte della Cina dopo tutto ciò che ci ha detto la PBOC, ovvero People's Bank of China, la banca centrale cinese, per quanto concerne appunto gli scambi di criptovalute. Per una volta non è colpevole Elon Musk, lo possiamo dire tranquillamente. Infatti, ma per Sì, una volta lui no. infatti ha avuto dei commenti veramente spiacevoli su Twitter. Allora, devo dire la verità, questi ultimi commenti su Musk non li ho visti, diciamo che fa parte secondo me del gioco, cioè nel senso che si sa che questo mercato è un mercato molto particolare. Allora, diciamo, da un lato il Bitcoin, essendo quotato anche in borsa, tutto, secondo me è stato un po' istituzionalizzato, tant'è che di fatto quest'ulteriore salita che ha fatto negli ultimi mesi, quindi per intenderci in area 50.000, è stata fatta secondo me perché sta crescendo l'interesse anche da parte di investitori istituzionali, e il fenomeno da quando Bitcoin è in borsa è diventato un fenomeno anche istituzionale che sta di fatto crescendo. In questo, secondo me, le note di colore di Elon Musk, con una partecipazione crescente anche di molti retail trader su questo mercato, fanno parte un po' sono note diciamo, di colore, per modo di dire, nel senso che poi i movimenti sono stati incredibili, però ecco, essendo i player, cioè evidentemente Musk su questo settore ha un carisma notevole,
e quindi basta una mezza parola per influenzare tutto. Questo secondo me, ecco, chi poi investe è sempre bene che non dare le colpe a nessuno, ma investire secondo me di testa propria, proprio per evitare questi scarichi poi di responsabilità. Ottimo, grazie mille Andrea De Gaetano, analista indipendente. Buon pomeriggio e naturalmente buon weekend Andrea. Altrettanto a voi, grazie mille.